Appassionati di canottaggio, buonasera, ben ritrovati al TG Rowing, il telegiornale ufficiale della Federazione Italiana Canottaggio. Questi i nostri titoli. Lo sport italiano ricorda Filippo Mondelli a un anno esatto dalla scomparsa. Il Teatro Fiamme Gialle di Sabaudia è stato intitolato alla memoria. Parallelamente si è svolta la challenge benefica in suo ricordo. Canottaggio e salute, un binomio vincente, presentato il progetto Sport Terapia Integrata. L'Italia si prepara ad accogliere il remo internazionale tra europei under 19 e regata para rowing. Focus anche il coastal rowing, con tante novità. Assalto ai giochi di Parigi 2024, svelati i nuovi sistemi di qualificazione olimpica. Entriamo subito nel vivo delle notizie ricordando un grande uomo e campione del canottaggio italiano, Filippo Mondelli. Oggi, nell'anniversario della sua scomparsa, gli è stato intitolato il Teatro Fiamme Gialle di Sabaudia. Luigi Mancini. È trascorso un anno dalla prematura scomparsa di Filippo Mondelli, azzurro campione mondiale delle Fiamme Gialle e membro del Consiglio Nazionale del CONI. E diverse sono state le iniziative messe in campo proprio dalla Guardia di Finanza per onorare la sua memoria. Tra queste l'intitolazione a Filippo del Teatro delle Fiamme Gialle di Sabaudia, struttura situata nel centro della città in posizione adiacente alla caserma del Terzo Nucleo Atleti, che si può considerare un po' la seconda casa del talento giallo-verde sin dall'8 maggio 2018, giorno in cui Filippo è entrato a far parte della Guardia di Finanza. Il Teatro Fiamme Gialle Filippo Mondelli, che già poteva considerarsi un vero e proprio fiore all'occhiello per la città delle dune, assume oggi un valore ancora più grande, incarnando la memoria di un atleta che è stato esempio di tenacia e lealtà, sia sui campi di gara che fuori. Presenti in sala, oltre alla mamma Monica, al papà Guido e alla sorella Elisa, numerose autorità civili e militari di Sabaudia e della provincia di Latina, oltre al vicepresidente vicario del CONI Silvia Salis. Non potevano altresì mancare i vertici della Federcanottaggio, il presidente Giuseppe Abbagnale ed il segretario generale Maurizio Leone. E proprio Abbagnale si è così espresso. Io naturalmente ho avuto modo di sentirlo per lungo tempo. Ci sono stati momenti in cui non mi rispondeva. Io mi affidavo alla mamma, che molte volte faceva da intermediaria, e spesso mi richiamava dicendo Pippo non aveva capito che era lei, la richiamerà. Ed io ero non felice, strafelice di parlare con lui. Quando nel 2020 è arrivata la notizia che i Giochi Olimpici erano stati rimandati, lui con una battuta mi ha detto: Presidente, avrò un anno in più per potermi preparare. Beh, era difficile poter dire a Pippo: forse la tua gara non sarà verso le Olimpiadi, ma verso una guarigione che noi tutti abbiamo aspettato, sperato, fino all'ultimo. Credo che nessuno di noi voleva credere a quello che ci si stava avvicinando. Pippo mancherà al canottaggio italiano non solo e non tanto come atleta, perché questo era patrimonio di tutti e tutti siamo in grado di poterlo percepire per quello che sono stati i risultati, per quello che era la sua, come dire, quello che lui riusciva a dare nel nostro mondo. I compagni lo ricordano perché era una persona che amalgamava. Questo ha fatto sì che nel contesto della nazionale si creasse intorno a Filippo un qualche cosa di unico, quello che riusciva ad accomunare con tutti quanti. Nell'ambito della nazionale ci sono tanti elementi, tante ideologie, tanti caratteri, tante personalità. Ebbene, lui riusciva in qualche modo a catalizzare intorno a lui.
e diventava un punto importante nello stemperare anche momenti di criticità. Concludo dicendo che Fornato ha detto che rinascere Canottiero lo rimarrà per tutta la vita e sicuramente questo sarà nelle corde di Filippo, che speriamo che da lassù continua a tifare, a incoraggiare e a fare in modo che il calcio italiano possa continuare a prendere grandi successi. Grazie. L'Italia Remiera ha voluto ricordare Filippo Mondelli con una challenge di 500 metri, un'occasione per raccogliere fondi da devolvere all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Ce ne parla Andrea Tranquilli. Il roaming italiano riunito in nome di Filippo Mondelli. La challenge online di Remergometro, intitolata alla memoria dell'indimenticato campione mondiale azzurro del 4 di coppia, ideata allo scopo di raccogliere fondi da devolvere all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, l'ospedale che ha avuto in cura Pippo, si è conclusa dopo 5 giorni di gare, iniziate il 24 aprile. La competizione benefica, organizzata dalle Fiamme Gialle con il patrocinio della Federazione Italiana Canottaggio, insieme a BTT Indoor Rowing Onlus e con il supporto di Concept 2 Italia, era aperta a tutti, agonisti e non, dagli under 12 fino ad arrivare agli over 80, e si è disputata sulla distanza di 500 metri. L'evento è stato un successo di partecipazione con oltre 600 atleti e atlete che si sono dati in battaglia a Remergometro in tutta Italia nel nome di Mondelli. Non solo il bel paese però ha voluto onorare il ricordo di Pippo, dal momento che alla Challenger hanno preso parte società provenienti da Francia, Germania, Gran Bretagna, Svizzera, America, Canada e addirittura da Namibia e dall'isola caraibica di Antigua e Barbuda. Tra i nomi di spicco iscritti alla Challenger, tante medaglie olimpiche di oggi come Cesarini, Rodini, Oppo e Rosetti, e di ieri come Battisti, Montrone e persino il presidente federale Giuseppe Abbagnale. Oltre, naturalmente, alla sorella di Filippo e Elisa, ai compagni del 4 di coppia campione mondiale 2018, Gentili, Panizza e Rambaldi, e tanti atleti del gruppo olimpico di oggi e di ieri, tra cui Mario Palmisano, quarta a Sydney 2008 e anima di BTT Indoor Rowing. Nel folto gruppo delle Fiamme Gialle, in gara, 101 iscritti, il club più presente, anche il vicepresidente federale Michelangelo Crispi, il comandante del centro sportivo della Guardia di Finanza, generale Flavio Agnello, e il comandante del gruppo polisportivo Fiamme Gialle, generale Vincenzo Parinello. Mentre tra i ben 82 iscritti della Canottieri Moltrasio, la società che ha lanciato nell'Olimpo del Remo Filippo Mondelli e che ha rappresentato la seconda compagine con il maggior numero di iscritti alla manifestazione, troviamo anche i genitori del Pippo nazionale, papà Guido e mamma Monica, tutti uniti e insieme nel ricordo del gigante azzurro. Il canottaggio oggi è visto anche come disciplina volta alla promozione del benessere e della prevenzione delle malattie. Tutto questo nel progetto Sport Terapia Integrata. Camilla Frigerio. Il progetto Sport Terapia Integrata, promosso dalla Federazione Italiana Canottaggio e dalla rete di Federsanità e ANCI nel quadro del progetto Città Sane, promosso con l'obiettivo di diffondere la pratica remiera come disciplina volta alla promozione del benessere, alla prevenzione delle malattie e a favorire percorsi di riabilitazione per persone che hanno sofferto di pregresse patologie oncologiche, è stato oggetto di un webinar questa settimana. Il canottaggio diventa dunque in ambito medico-sanitario un'attività elettiva per la completezza nell'impiego dei distretti muscolari e per la caratteristica di morbidezza del gesto tecnico, favorito dall'unicità dell'azione su un carrello scorrevole che annulla grandemente le compressioni articolari impresse dalla gravità, lavorando su un piano perfettamente orizzontale. Straordinario anche il contatto con la natura attraverso la pratica all'aria aperta, aspetto che favorisce il rafforzamento del metabolismo cellulare tramite l'azione benefica della luce solare. Trattato nel corso del webinar anche l'uso del remergometro, strumento che consente di lavorare al coperto o in assenza di specchi d'acqua, ma che permette di acquisire il gesto tecnico propedeutico alla voga in barca, consentendo, nel caso delle macchine più recenti, tutta una serie di rilevazioni durante la prestazione atletica, utili nel percorso riabilitativo. Il canottaggio viene inteso quindi non solo come sport, ma soprattutto come disciplina, rappresentando la soluzione ideale per uno stile di vita corretto, in un giusto equilibrio tra mente e corpo.
Costa Rowing, protagonista ad Expo Levante con FICHE, Comitato Regionale Puglia e Basilicata. Svelati nuovi progetti e appuntamenti futuri. Nicolò Bagnoli. Federazione Italiana Canottaggio, protagonista a Bari alla Fiera Expo Levante. 5 giorni dedicati al tempo libero, alla smart mobility e allo sport, tra i quali il canottaggio. Grazie alla collaborazione con il Comitato Regionale Puglia e Basilicata, la FIC ha allestito uno stand che ha avuto al centro il Coastal Rowing, disciplina remiera sempre più sotto la luce dei riflettori non solo in Italia, ma anche nel mondo, vista la grande spinta che sta ricevendo da parte di World Rowing, la Federazione Remiera Internazionale, e le insistenti voci che lo vogliono prossimo ad entrare nel programma dei Giochi Olimpici. Expo Levante è stata anche l'occasione, attraverso un evento ad hoc dal titolo Coastal Rowing tra turismo, enogastronomia e agonismo, per presentare le candidature del nuovo format remiero turistico federale Giro Vogando, un bando di gara a cui hanno partecipato Puglia, Lombardia, Campania e Sicilia. Tra queste usciranno fuori nelle prossime settimane le regioni che organizzeranno Giro Vogando nel 2023 e nel 2024. Infine, a Expo Levante è stato presentato anche il campionato italiano di beach sprint, che proprio la Puglia ospiterà a Barletta alla fine di agosto. Sono ormai dietro l'angolo i primi due impegni internazionali ospitati nel 2022 remiero dal nostro paese. L'internazionale Pararowing di Gavirate, il 13, 14, 15 maggio, e gli europei juniores in programma a Varese il 21 e 22 maggio. Freme l'attività a Gavirate, dove sono attese 17 nazioni ed oltre 100 atleti, con in testa naturalmente l'Italia paralimpica in raduno a Piediluco con 9 uomini e 8 donne, proprio per affinare la preparazione in vista dell'evento. Sugli aspetti organizzativi dell'internazionale Pararowing sentiamo il presidente del COL e della Canottieri Gavirate, padrona di casa, Giorgio Ongania. Il primo anno post-Covid. Anche l'anno scorso abbiamo realizzato un'ottima la tre giorni del Pararowing internazionale a Gavirate. Quest'anno sarà la 16ª edizione e oltre a tre giorni avremo anche torneremo a organizzare il campus, il training camp per i giovani atleti dei paesi emergenti. Abbiamo la conferma proprio avvenuta in questi giorni di 17 paesi partecipanti con 100 erotti atleti gara, 117-120 atleti gara. Il prossimo obiettivo proprio dei prossimi mesi è quello di rivedere la torretta d'arrivo, il lungo lago, fronte lago della Canottieri, che sarà anche questo molto più pratico per quanto riguarda il pararowing, le sedie a rotelle e tante altre difficoltà che spesso non ci sono nel rowing normale. Non passerà nemmeno una settimana e poi sarà Varese a prendersi le luci della ribalta con l'Europeo Juniores ereditato da Sabaudia. Una manifestazione dove gli azzurrini e le azzurrine cercheranno di migliorare da padroni di casa il bottino dell'Europeo 2021 in Germania, dove arrivarono 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Per l'Europeo Juniores, in fase organizzativa, sentiamo il presidente del comitato organizzatore dei grandi eventi remieri, nonché sindaco di Varese, Davide Galimberti. La macchina in moto, purtroppo appunto siamo arrivati all'ultimo poche settimane dall'evento, ma il comitato subito ha colto l'opportunità di fare sistema con la federazione, con tutte le realtà, per far sì che il nostro paese, nonostante questa situazione di emergenza che ha portato gli europei a Varese, possa fare una bellissima figura. Una ulteriore conferma della capacità di rendere il lago di Varese un punto di riferimento internazionale del canottaggio. Noi ora ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con le notizie del TG Rowing.
Insieme continuiamo a scegliere prodotti come quelli a marchio Coop, che provengono da allevamenti che riducono l'utilizzo di antibiotici e da metodi di coltivazione che limitano sempre più l'uso di pesticidi. Riusciremo pezzo dopo pezzo a costruire un mondo in cui la salute è al centro di tutto. Coop. Una buona spesa può cambiare il mondo. Siamo stati pionieri nelle pellicole fotografiche. Adesso la nostra missione è cambiare il mondo. In campo sanitario, con tecnologie di imaging e di intelligenza artificiale, contribuiamo a una diagnosi precoce delle malattie. Ma perché fermarci qui se possiamo applicare le nostre competenze in biologia cellulare e tecnologie specializzate per sviluppare vaccini essenziali e cure disponibili per tutti? Non smetteremo mai di innovare per un mondo più sano. Fujifilm. Value from innovation. Alex, cos'è per te lo sport? Lo sport è quella cosa che ti fa vincere comunque, anche quando non vinci. Perché lo sport è salute. Per questo bevi Oliveto? Certo, Oliveto è la mia acqua della salute. Ed è l'acqua per lo sport. I campioni italiani di canottaggio bevono Oliveto. Ecco perché gli atleti azzurri bevono Oliveto. Con Oliveto, l'acqua per lo sport, digerisci meglio e vivi in forma. E Oliveto è insieme... ai medici dello sport. Bentornati in studio, parliamo ora di cronaca remiera internazionale guardando ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sono stati approvati sistemi di qualificazione olimpica. Scopriamo tutti i dettagli con il servizio di Luigi Mancini. A seguito della consultazione con le federazioni nazionali e della conferma da parte di World Rowing per quanto riguarda l'assegnazione delle quote del sistema di qualificazione, il comitato esecutivo del CIO ha approvato il sistema di qualificazione olimpica del canottaggio per i Giochi di Parigi 2024. Il numero di posti disponibili per la qualificazione a 5 cerchi raggiunge per la seconda volta la parità tra uomini e donne, con 251 posti ciascuno, per un totale di 502. Per ognuna delle 14 specialità olimpiche, gli atleti avranno tre opportunità per tentare la qualificazione. La prima è già nota, si tratta dei campionati mondiali di canottaggio che si svolgeranno a Belgrado, in Serbia, dal 3 al 10 settembre 2023, occasione che offrirà a 336 atleti la possibilità di ottenere l'accesso all'appuntamento a 5 cerchi. A seguire sarà possibile giocarsi l'opportunità di staccare il passo olimpico in occasione delle regate di qualificazione continentale nel 2023-2024. Per questi appuntamenti World Rowing deve ancora confermare luoghi e date. Infine, l'ultima chance sarà la regata finale di qualificazione olimpica che si svolgerà a Lucerna, in Svizzera, nel maggio del 2024. Gare regionali in tutta l'Italia durante lo scorso fine settimana. Per le categorie agonistiche, un secondo test in vista del secondo meeting nazionale di Piediluco. Beatrice Millo. Secondo giro di giostra di gare regionali tra il 23 e il 25 aprile per l'Italia del canottaggio, impegnata a misurarsi nuovamente sugli specchi d'acqua locali per affinare la preparazione in vista del secondo meeting nazionale di Piediluco, che andrà in scena il 7 e 8 maggio. Complessivamente si sono tenute ben 10 gare regionali: Varese per la Lombardia, unica gara tenutasi su due giorni, Candia Canavese per il Piemonte, Genova per la Liguria, San Giorgio di Nogaro per il Friuli Venezia Giulia, Ravenna per l'Emilia Romagna, San Miniato per la Toscana, Piediluco per l'Umbria, Napoli per la Campania, Senise per la Puglia e Olbia per la Sardegna. 10 gare che per determinate categorie e specialità hanno significato lotta per i lascia passare per il meeting al via tra due settimane. Ultimo crocevia prima della girandola di campionati italiani sui 2000 metri. Il primo, quello senior pesi leggeri, junior e para rowing, si terrà l'11 e 12 giugno a Corgeno. Ed è l'inizio della stagione internazionale che sarà battezzata dagli europei junior di Varese del 21 e 22 maggio. Siamo arrivati ai prossimi appuntamenti remieri per il canottaggio d'Italia, che già questo weekend sarà impegnata a San Giorgio di Nogaro sull'Ausa Corno per il meeting nazionale di società del Nord-Est, che si svolgerà in contemporanea con il medesimo meeting nazionale in programma a Sabaudia sul lago di Paola. Due eventi che fungono da antipasto alla gara
più attesa delle due prossime settimane, il secondo meeting nazionale in programma Piediluco sulle acque umbre dal 7 e l'8 maggio. Questo è il focus sui prossimi appuntamenti remieri. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi a questa nuova edizione del TG Rowing. Appuntamento alla prossima puntata dell'informazione dedicata al canottaggio italiano.